Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Indonesia, a Jakarta, all'interno di un bellissimo centro commerciale del centro. È veramente un centro commerciale, adesso sono nell'area food, bello come ce ne sono pochi, io ne ho visitati tanti in giro per il mondo. L'area food è veramente impressionante perché hanno fatto a gara per creare qualche cosa di bello e colorato dal punto di vista architettonico e dal punto di vista dell'arredamento. Veramente è qualcosa di molto colorato, impressionante per il posto in cui siamo, perché nel raggio di 3000 km da qui non c'è niente che assomiglia a questo posto. Siamo completamente in un altro mondo dove la gente mangia sulla spazzatura, sui rifiuti. Ho visto gente mangiare, non in maniera metaforica, sulla spazzatura. Qui abbiamo questo angolo di mondo creato per i ricchi, per la gente venire qui a mangiare un hamburger, a mangiare una zuppa, anche se rapportato ai nostri canoni può costare poco. Qui veramente è un posto in cui pochi si possono permettere di venire qua. Guardate, abbiamo un angolo di mondo ricreato, sembra di stare in una città, sembra di stare all'interno della città, non sembra di stare in un centro commerciale. E adesso vi scioccherò tutti puntando la telecamera verso il basso per far vedere dove siamo. Siamo in un centro commerciale enorme, grandissimo, e questo centro è un labirinto. Continua anche a salire, abbiamo la possibilità di salire, andare a esplorare cosa c'è anche sopra. Adesso io chiudo qui questo videoclip. Qui abbiamo anche una mappa per il visitatore, perché le dimensioni sono talmente immense che ci si rischia di perdersi. C'è stato una volta, era un russo che è rimasto qui dentro imprigionato come quello del film Terminal, si è perso, è rimasto qua dentro un mese e non riusciva ad uscire. Ha trovato qui lavoro, gli davano da mangiare qualche cosa, un po' di avanzi, così è rimasto qua un mese senza trovare l'uscita. Ok ragazzi, con questa inquadratura vi saluto, anzi vi voglio salutare meglio. Ciao ragazzi, ci sentiamo alla prossima, ciao.